Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Premetto subito che questo non è un tutorial, ma un modo per divertirsi un po' con gli amici, facendogli credere di essere degli hacker. Ho selezionato 5 siti in cui si può far credere appunto agli altri di essere diventati dei maghi del computer e magari di fare cose che neppure che soltanto nelle fiction televisive o cinematografiche si riescono a vedere. Dunque, il primo sito è questo, HackerType. Ovviamente di questi siti metterò l'indirizzo nel post che potete cliccare nelle informazioni sotto il player del video. Questo è il primo sito, si va su F11 per andare a tutto schermo, si inizia a digitare qualsiasi cosa, tanto poi scrive tutto quello che vuole il sito da sé, vedete, scrive delle cose senza senso, chiaramente uno può continuare all'infinito. Vedete, è uno stile magari che ricorda un po' Matrix, forse no, non proprio Matrix, comunque poi chiaramente si ripigia su F11 e si torna nella situazione iniziale. E questo è il primo sito. Secondo sito è questo, è Geek Typer, che è un po' più evoluto del precedente perché, come vedete, c'ha un sacco di stili, ce n'ha 27, questi sono 9 mi sembra, poi ce ne sono altri 9 e poi ce ne sono altri 9, quindi in totale 27. Quindi si sceglie uno stile, per esempio possiamo scegliere, che so, Matrix. Dopo aver scelto lo stile, si va come sempre su F11, si comincia a digitare anche qua. E come vedete vengono fuori delle cose piuttosto complesse. Qualsiasi cosa io digiti naturalmente è irrilevante perché poi quello che viene scritto, comunque se lo fai davanti a un amico questo lavoro qua, dice ma che succede? Qui chiaramente si può anche cliccare su queste icone di queste cartelle, magari poi le chiudi, poi le apri, poi le richiudi. Guardate un po'. Ovviamente poi si ripigia su F11 e si torna alla situazione iniziale. Terzo sito è questo qua. Questo è magari più che per simulare di essere un hacker, serve per impedire a dei curiosi di venire a vedere un po' quello che c'è nel nostro computer. Si fa finta che il computer sia in aggiornamento. Qui magari si può scegliere anche la lingua italiana, anche se poi mi risulta sempre lo stesso perché le scritte vengono visualizzate comunque in inglese. Che so, si può simulare un aggiornamento di Windows 10, si va su questo. Qui vedete c'è un aggiornamento di Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 98 addirittura. Questo è un aggiornamento di Apple. E questo invece è un avvertimento. Simuliamo un aggiornamento di Windows 10, ci si clicca sopra, si va su F11 e noi lasciamo il nostro computer in queste condizioni e nessuno verrà a romperci le scatole perché, come vedete, credono, tutti crederanno che il computer sia in fase di aggiornamento, cosa che invece non è così. Come vedete c'è anche lo scatto della percentuale, working or update 1% completato. Ovviamente poi si ripiglia su F11 per tornare alla situazione iniziale. Come vedete qui siamo a 2% addirittura adesso, quindi funziona anche la percentuale. Il terzo sito è questo qua, Online Hacker Simulator. Questo qua si va, come vedete, è piuttosto complesso. Qui ci sono tutti i vari, le varie finestre che possono essere aperte oppure chiuse. In questo caso si va su F11 per vedere, solo questo schermo qua. Si può digitare, ma si può anche chiudere e magari le varie finestre, farle riapparire. Si può, ecco,
Insomma, è un altro sistema per magari tenere lontani dal computer degli sguardi indesiderati. Si ritorna su F11 e adesso faccio vedere l'ultimo sito per simulare di essere un hacker, questo qua. Ovviamente ci sono anche le istruzioni, qui si va su Read More per saperne di più su come funziona questo sito. Comunque funziona più o meno come gli altri. Qui si può scegliere tra le lingue russa, turca, spagnola, portoghese, tedesca e francese, non c'è l'italiano. È più o meno simile a quello che abbiamo già visto. Andiamo su full screen. Qui iniziamo a digitare, chiaramente poi qui qualsiasi cosa digitiamo, questo digiterà quello che gli pare a lui. Si può anche chiaramente aprire le finestre, start mining, come vedete, c'è anche il portafoglio, wallet, poi si può chiudere un altro, si può, vedete, loading qua, sembra chissà che. Qui c'è remote connections per magari creare una connessione remota, che ovviamente non esiste, è tutto simulato. Nuclear plant addirittura. Program console. E qui questa sarebbe la NSA, un'agenzia americana, cioè fanno finta di essere entrati nella NSA addirittura. Insomma, questi sono 5 siti, probabilmente ce ne sono altri, io ho trovato soltanto questi 5, con cui si può simulare di essere un hacker per magari fare uno scherzo agli amici. E questo è tutto, alla prossima volta.